attualmente continuiamo con il nostro progetto Conky Weather Full HD. Non vi darò ovviamente, non vi darò tutta la spiegazione integrale, vi lascio in descrizione il link del video precedente del Conky Weather e anche qui a video, e ve lo andate a guardare per la spiegazione completa. Nel sunto dovete installare Python e pip e per i conchi che vi spiegherò più avanti dovete installare anche FieldParser e PyWebView. Quindi voi aprite il terminale e date questo comando che vedete, pip install FieldParser oppure pip install PyWebView, e li installate seguendo la descrizione che vi dà il programma. Ok, dopodiché dovete aprire un account gratuito Open Weather Map, l'app in questione è la 5 giorni 3 ore, una volta aperto l'account dovete andare nella parte dove potete generare la vostra chiave che sarà il vostro App ID, una volta generato l'App ID dovete trovare tutti i link che ovviamente sono in descrizione nell'altro video per generare i link che dovrete inserire nella variabile URL all'interno dei file.py. Dovete inoltre trovare quanti gradi di differenza ci sono nella vostra postazione del computer ed inserirli anche questi gradi nel file.py. È tutto spiegato nel video precedente. Quindi, oggi vediamo un'altra parte del Conky Weather. Noi eravamo rimasti, come vedete a video, così, con il Conky di sistema a sinistra e con il Conky delle fasi lunari in basso a destra. Adesso abbiamo un altro Conky che si occupa del Today e del Air Pollution. Allora, diamo il comando, lo avviamo. Ovviamente poi a fine dei video vi lascerò una guida all'interno di una cartella o che punta direttamente al progetto su Google Drive per capire quali file Conky avviano cosa. Un momento che carica il Conky, eccolo qui, lo vedete in alto a destra, ha caricato. Quindi, cosa abbiamo qui? Qui nella parte dall'inizio, seguite il mouse fino alla linea tratteggiata, la prima tutta lunga, abbiamo la parte che riguarda il meteo per il today. Qui avete l'icona per oggi, qui la descrizione, va bene, la vostra città, la vostra latitudine e longitudine, la mappa, scusate, la mappa, la rosa dei venti, la descrizione del tempo che fa, la temperatura attuale, quella percepita, la fil. La minima in celeste e la massima in rosso, poi la velocità del vento in chilometri all'ora e poi qui avete i dati, umidità, UV index, dew point, pressione, copertura delle nuvole, visibilità, la durata del sole, eccetera, eccetera. Boh. Poi linea tratteggiata e avete i dati per l'air pollution. Qui i dati sono sia per il giorno di oggi sia per i prossimi 3 giorni. Allora, il primo blocco lo vedete qui, Air Pollution 6 gennaio 2021, è appunto del giorno attuale, qui vi dà tutti i dati, CO, NO, NO2, O3, SO2, PM2,5, PM10 e NH3. E poi vi dà all'inizio l'Air Quality Index, l'AQI, in questo caso 2. Il minimo è 1, che vuol dire un indice buono, e il massimo è 5, che vuol dire un indice molto scarso. E questo blocco si ripete per 3 volte per i giorni successivi, vedete 7, 8 e 9 gennaio. AQI è indicato di fianco e basta. Questo è il Conky. Vediamo i file. Allora, i file. Questo Conky si avvia con il file, eccolo qui che ve lo mostro. Questo qui è evidenziato, Conky RC barra trattino basso OVM 1080p. Avvia questo Conky. E il relativo file in Python. Allora, aspettate che ve lo apro. Eccolo qui. Il relativo file in Python si trova nella sezione Today.
Questi qui sono i soliti file che c'erano anche l'altra volta, il today, ovm data, viewpoint e uvindex. Questi sono gli altri file di testo per salvare i dati. E i file nuovi nella sezione today sono l'airpollution.py e l'airpollution.txt, li potete vedere. Allora andiamo a vedere l'airpollution.txt. Ovviamente raccoglie i dati dell'airpollution per il giorno di oggi, li vedete a video. Andiamo a vedere il file Python, lo apro, eccolo qui, qui inizia, qui ovviamente dovete inserire la vostra URL. Una volta ottenuta, dovete prima ottenere la vostra APD, dopodiché inserite nel link campione la vostra latitudine, la vostra longitudine e sostituite, se c'è da sostituire una parola, magari al posto di API ci sarà esempio, non lo so, è tutto scritto in descrizione. E una volta inserita qui la vostra URL non dovete fare nient'altro, in quanto il programma si arrangia da solo. Questo prende i dati dell'AirPollution. Ok, siccome non c'è altro per questo pezzo di Conky Weather che riguarda il today e l'AirPollution, direi che è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, in cui parleremo sempre del weather, però del forecast. Quindi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.